Benvenuti ad Economia Dialoghi sull'impresa, la mezz'ora di informazione di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con questa rete puntata odierna dedicata alla comunicazione di progetti e valori, tema alquanto importante in un momento storico come quello che stiamo attraversando, connotato anche da una spiccata competitività. Ne parleremo con ospiti di Confindustria Chieti Pescara che sto per presentarvi. In collegamento abbiamo Roberto Race, consulente Corporate Strategy. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. In studio abbiamo Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo. Buonasera. Buonasera a voi. E ancora Paola Giuliani, consigliera servizi innovativi Confindustria Chieti Pescara, AD Bloomsbury e The British School Pescara. Buonasera. Eccoci pronti per entrare nel vivo della nostra trasmissione e adesso passiamo la parola immediatamente al primo ospite, l'ospite in collegamento, Race, al quale intendiamo chiedere alcuni dettagli, alcuni consigli relativi alla modalità più efficace di comunicazione in termini di progetti e valori. Race è autore di un libro, il libro dal titolo Napoleone il comunicatore. In questo libro si sostiene che buona parte sarebbe stato un ottimo condottiero anche in un contesto così particolare come quello attuale. E come avrebbe vinto le battaglie e le sfide contemporanee? Prego, Race. Grazie. Allora, in questo libro io racconto un Napoleone un po' inedito, o almeno per l'epoca, per quando è uscita la prima edizione italiana, che è quella del Napoleone, grande condottiero della comunicazione e anche un po' avanguardia nell'utilizzo di tutto quello che erano i mezzi, gli strumenti di comunicazione e nei rapporti con l'opinione pubblica. E il libro dà una lettura, secondo me, interessante, non tanto soltanto per gli appassionati di storia, ma per tutti coloro che sono interessati alle dinamiche dell'impresa, ma anche alle dinamiche di ogni tipo di organizzazione, perché emerge un Napoleone che in contemporanea è un grande comunicatore che utilizza tutti i mezzi di comunicazione di cui aveva a disposizione all'epoca, segmentando i target e dando il messaggio giusto per ogni target con ogni strumento giusto. Quindi emerge questa figura da un lato, e dall'altro emerge anche una modernità che oggi ho portato a fare una provocazione, a dire oggi Napoleone sarebbe un imprenditore di successo. Perché? Perché Napoleone ha un'ottima comunicazione, ma ha anche un ottimo prodotto. E oggi nell'impresa il prodotto deve essere al centro di ogni attività di comunicazione. E, un prodotto di qualità, anche perché il consumatore è attento e il consumatore del prodotto napoleonico riconosce anche 200 anni dopo una forza, dal diritto all'architettura, passando per quella che era la sua visione dello Stato. Insomma, l'aspetto del condottiero è un aspetto importante, ma non è l'unico aspetto. C'è tanto, secondo me, da cui oggi i manager possono imparare. E chiudo questo primo intervento con un'idea, cioè Napoleone ha chiara la mission e la vision. Ha chiara i suoi obiettivi, per cui è la strategia a determinare la tattica, non è tanta tattica a determinare la strategia. Io credo che oggi il grande insegnamento per tutti sia quello di guardare in visione prospettica, avere una visione strategica e non far sì che la tattica e che i tatticismi creino la visione strategica. Grazie Race. Presidente Cianciotta, abbiamo sentito parlare di mission e di vision e in tal senso lei, che è esperto di economia, di comunicazione, come trasferisce tutti questi concetti all'attualità, alla nostra realtà? Prego. Ma Roberto Race ha posto un tema secondo me molto interessante, che ovviamente non attiene soltanto
al manager, ma anche al leader in generale, quindi anche a chi guida associazioni di categoria, imprese o partiti politici, sia la strategia no al tatticismo. Sostanzialmente uno dei grandi mali della contemporaneità è che si guarda sempre al brevissimo periodo, quindi si evita sostanzialmente di avere una lungimiranza, quella che poi è la visione che Roberto ha ricordato essere uno dei grandi temi di Napoleone, che fondamentalmente è stato anche dopo Carlo Magno uno dei grandi capostipiti dell'Europa unita. L'idea era appunto quella di avere una unione di popoli intorno a un'idea che scaturiva dalla rivoluzione francese, ma in ogni caso era un tema di strategia che univa milioni di persone. Uno dei grandi problemi della contemporaneità è la difficoltà nel trovare all'interno di un tema l'unione che possa mettere insieme più soggetti all'interno di un partito politico o anche di una comunità. Ecco perché a mio giudizio il ruolo dell'imprenditore in questo momento storico è ancora più importante, perché l'impresa come luogo sociale, non solo luogo dove si produce un contenuto, ma dove si sviluppa socialità, economia, cultura, grandi imprese, senza adesso citare Olivetti, ma tutte quelle imprese che sono nate a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale hanno investito tantissimo sul bisogno di cultura, sulla risorsa cultura come elemento che in qualche modo identificasse la comunità. In questo momento, a mio giudizio, c'è necessità di avere imprenditori non solo illuminati che guardano con lungimiranza al futuro, ma che vogliano rivendicare il ruolo di responsabilità sociale che il mondo dell'impresa ha sempre svolto e continuerà a svolgere. Probabilmente ce lo siamo dimenticati, se lo sono anche dimenticati gli imprenditori, non perché non esercitano questi ruoli, ma perché sostanzialmente hanno dimenticato questa percezione fondamentale che fa dell'essere imprenditore e anche del ruolo del manager due elementi fondamentali per dare identità e visione a un territorio. E da questo punto di vista noi come Abruzzo Sviluppo fin dal primo momento abbiamo rivendicato il rapporto sinergico col mondo dell'industria. Da ottobre ogni settimana visitiamo almeno un'impresa, sia per ascoltare le esigenze di questo mondo in grande cambiamento, ma anche per capire in che modo stanno resistendo, progettando questa nuova visione contemporanea in un Abruzzo che a mio giudizio ha ancora molto da scoprire, perché ha delle realtà molto interessanti che lavorano a livello globale, di cui si dovrebbe certamente parlare e occuparsi di più. Grazie Presidente. Dottoressa Giuliani, lei è una imprenditrice molto molto attiva e ha una visione molto allargata relativamente all'ambito dell'educazione e della formazione, che è il suo settore di appartenenza. A lei chiedo come è mutato il panorama dal punto di vista non solo della comunicazione ma anche dell'approccio con la collettività in tempi di Covid-19, ma soprattutto quali sono i traguardi, qual è la sua esperienza in merito? Grazie Jenny. Il Presidente Cianciotta citava industrie molto grandi come Olivetti. Ovviamente diciamo, la nostra realtà è una piccola impresa che si occupa di servizi. Ciononostante, diciamo, la sfida della comunicazione è stata davvero challenging, è stata veramente difficile da affrontare in tempo di Covid. La mia visione, più che una visione, posso condividere una riflessione. La nostra azienda è stata tra le prime a chiudere dopo il DPCM del 5 di marzo, perché ci siamo uniformate a quelle che erano le disposizioni per la scuola pubblica. E abbiamo dovuto affrontare, abbiamo capito il valore della comunicazione che abbiamo dovuto affrontare a diversi livelli. Innanzitutto con uno staff straniero, che diciamo, abbiamo dipendenti per il 70% stranieri, che difficilmente hanno capito strumenti come quello della cassa integrazione. Il furlough è diciamo, un termine di adesso diffuso in Inghilterra, però insomma non è uno strumento di welfare molto diffuso ancora, lo è stato grazie alla pandemia. Poi diciamo, ovviamente abbiamo dovuto cambiare completamente la nostra comunicazione perché abbiamo portato 400 studenti online da un corso tradizionale in presenza
li abbiamo portati tutti online nel giro di 2 settimane. Su questo, insomma, i miei colleghi sono stati straordinari. Ovviamente la comunicazione l'ha fatta la padrona in quello, perché si dovevano spiegare nuove modalità, nuovi strumenti e anche proprio si è dovuta fare un'alfabetizzazione digitale che oggi a un anno di distanza diamo per scontata, ma allora non lo era affatto. Mi rifaccio di nuovo a quello che diceva il presidente Cianciotta, l'ascolto, l'importanza dell'ascolto. Noi siamo stati ad ascoltare molto i nostri clienti, e anche a livello di credito, se mi si consenta, non vorrei essere volgare, ma è così, siamo stati estremamente flessibili e siamo andati incontro alle esigenze di tutti, e questo ci ha premiato, perché poco tempo dopo abbiamo avuto il 95% delle conferme dei corsi, quindi l'anno è partito molto bene e dobbiamo davvero ringraziare lo sforzo comunicativo che abbiamo fatto, se questa storia ha avuto un happy ending. Grazie per questa testimonianza. Mentre parlava Paola Giuliani, sorridevo perché fondamentalmente abbiamo nelle recenti puntate affrontato il tema dell'ascolto, che viene puntualmente trascurato, e la buona comunicazione parte, abbiamo visto, da lì, da una capacità di percepire effettivamente quali sono gli input che vengono dall'esterno, e quindi mi ha fatto molto piacere ripercorrere attraverso le parole dell'autoressa Giuliani questa interessante riflessione. Race, con lei vorrei continuare a parlare di alcune tematiche che ci sono nel suo libro. Lei parla di leadership, parla anche di necessità di costruire in qualche modo un consenso positivo basato sulla capacità di dialogo e tante altre sfumature. Ce ne parli? Assolutamente. E l'altro, secondo me, messaggio interessante che viene dall'epopea napoleonica, dal suo percorso, è il fatto che Napoleone, essendo un figlio del merito, non essendo lì per grazia divina, come tutti quelli che erano gli altri, i regnanti dell'epoca, gli altri soggetti che guidavano i paesi dell'epoca, ha la necessità di costruire costantemente il suo consenso, di legittimarlo, e quindi ha la necessità di un rapporto con l'opinione pubblica, che è un rapporto fatto di tanto ascolto. Quindi ci sono aneddoti anche molto divertenti, se pensiamo a quella che è l'opinione pubblica internazionale. Napoleone si faceva leggere dai suoi camerieri mentre faceva il bagno, ma li leggeva anche da solo normalmente, i media inglesi, soprattutto i media, la stampa internazionale, perché era interessato a capire cosa si dicesse di lui. Ma nel frattempo si poneva il tema della comunicazione interna, si poneva il tema di comunicare e galvanizzare i suoi uomini, e lo faceva come? Lo faceva con i bollettini della Grande Armée, che erano uno strumento pazzesco di propaganda, chiaramente, ma che serviva a tenere da un lato alto il morale delle truppe e dall'altro a far sì che le informazioni circolassero. Ancora oggi nelle aziende il grande tema è creiamo o non creiamo, in che modo alimentiamo la intranet per comunicare quello che si fa, creiamo dei percorsi per far sì che ci possa essere una buona comunicazione. La cosa fondamentale, secondo me un altro aspetto interessante, è di Napoleone, è di un personaggio così complesso, anche complicato nella lettura, che però è il grande regista della sua comunicazione. Quindi credo che è interessante anche per far capire ai leader, agli imprenditori, che oggi devono avere loro la regia, chiaramente con i consulenti, di quello che è il processo di comunicazione, perché o comunichi o subisci la comunicazione fatta da altri. E Napoleone non ha subito la comunicazione fatta da altri, non l'ha subito nemmeno da sconfitto, tanto che Napoleone è l'unico vincitore che ha perso nell'immaginario collettivo. Ci sono grandi campagne pubblicitarie di grandi brand che hanno usato, consumer, che hanno usato Napoleone, perché era un personaggio popolare, un personaggio riconoscibile e riconosciuto da ognuno di noi, e quindi riconosciuto da quella che in maniera a volte anche sbagliata si chiama la gente. E
Quindi, ripeto, è fondamentale però costruire il consenso costantemente per una leadership e alimentarlo. Questo che siano l'elite, e quindi con Napoleone abbiamo l'esempio del monitore, che sia le masse, quindi l'utilizzo dell'iconografia, dei quadri. Oggi io per provocazione dico che Napoleone oggi userebbe Instagram, perché Napoleone sapeva la forza dell'immagine, conosceva la forza dell'immagine e la sapeva usare. Insomma, è una grande, dalle lezioni napoleoniche esce una grande attualità, chiaramente bisogna saperla leggere e prendere il meglio. Grazie, grazie, interessante questo contributo. Presidente Cianciotta, lei è anche esperto di gestione e comunicazione della crisi e abbiamo detto a inizio della nostra trasmissione che stiamo in un periodo storico importante che presenta tantissime sfide. Come si opera in un contesto così delicato? Prego. Per chi si occupa di comunicazione, certamente il periodo della contemporaneità che stiamo vivendo è un periodo molto interessante, perché inevitabilmente le sfide portano certamente non solo un'evoluzione continua, ma anche la possibilità di misurarsi e confrontarsi con modelli che non esistevano prima. Quindi anche sotto il profilo organizzativo c'è un'evoluzione complessiva, basti pensare al tema dello smart working, che era normato da alcuni anni ma che poi invece ha trovato un'accelerazione a causa o grazie della crisi pandemica. Quindi da una parte c'è la necessità di confrontarsi con una evoluzione continua, e da questo punto di vista la mia provocazione, che alcuni anni fa scrissi in un testo proprio di comunicazione di crisi per la Maggioli, era quella che fondamentalmente la crisi aveva di fatto sancito la fine della comunicazione di crisi, perché la pervasività e la velocità della società contemporanea non poteva far più pensare a una situazione di crisi come qualcosa che si verificava in agenda, ma ormai questo cambiamento continuo di fatto determinava per l'azienda e per la società nella quale stiamo vivendo una crisi continua alla quale ovviamente bisognava reagire sapendo interpretare e utilizzando costantemente la leva della comunicazione. Ovviamente i tempi di gestione di situazioni di crisi di Napoleone erano scanditi da un calendario certamente più lento rispetto a quello della contemporaneità, ma i parametri fondamentalmente erano gli stessi, cioè la ricerca del consenso all'interno peraltro di un sistema nel quale l'interlocutore ha manifestato con il passare poi degli anni e dei decenni una infedeltà sempre maggiore. Alcuni anni fa con il sondaggista Renato Mannheimer organizzammo una giornata di riflessione che chiamammo alta infedeltà, perché non c'è più fedeltà alle Marche, non c'è più fedeltà a un partito politico, e quindi sostanzialmente per chi si occupa di comunicazione questa fase di rinnovamento degli schemi di gioco diventa una fase molto interessante che, come diceva Roberto prima, ha un punto essenziale che è quello dell'organizzazione, perché la comunicazione, a prescindere da quello che si può immaginare, è una leva dell'organizzazione. Se tu non investi in modo significativo sul rapporto con la tua struttura, se non motivi, se non attivi una serie di elementi di leadership che non sono più soltanto legati al carisma, ma sempre di più investono anche la sfera del management e della cultura organizzativa, difficilmente riuscirai a promuovere all'esterno il tuo prodotto e il tuo contenuto. C'è però un elemento fondamentale, che la comunicazione funziona, certamente se ha valore e qualità chi la sa produrre e mettere in campo, ma se alla base c'è un prodotto. Napoleone funzionava perché sotto il profilo della strategia militare, non a caso dopo due secoli, resta ancora uno dei grandi strateghi, dei grandi generali che ha segnato anche nella definizione dei nuovi parametri di composizione degli schemi in battaglia una grande novità. Sostanzialmente
quello che aveva posto Napoleone è stata una delle grandi rivoluzioni militari dai tempi dei Romani, quindi dopo 1800 anni è stato il primo che ha ridisegnato il perimetro di gioco. Nel 500 l'invenzione dei cannoni aveva cambiato il rapporto all'interno delle forze che si contrapponevano, perché ovviamente la polvere da sparo creò le condizioni anche per aumentare le mura delle città, ma chi ha cambiato gli schemi militari è stato Napoleone. Quindi l'innovatore in qualche modo si trova a misurarsi con una stagione di crisi. Ecco perché dico che questa, non solo per chi si occupa di comunicazione, ma per chi promuove un contenuto che deve essere certamente valido, diventa un momento molto interessante per innovare. E la comunicazione, torno a dire, è un fattore organizzativo. Se non si investe sull'organizzazione è molto difficile che nel lungo periodo si possa avere una strategia che consente ovviamente di avere un posizionamento forte in un mercato complessivo che cambia a una velocità incredibile. Presidente Cianciotta, lei ha parlato di cambiare uno schema, di rivedere la dinamica della comunicazione in un'ottica diversa. In tal senso le chiedo, con un flash riassuntivo, quali sono queste figure, dovendone individuare alcune, che effettivamente riescono a riassumere questi concetti che abbiamo affrontato? Guardi, in questi giorni si è parlato moltissimo di marginalizzare all'interno del percorso universitario italiano le figure umanistiche, quindi diciamo persone che in qualche modo scelgono studi umanistici. Al contrario, invece, in questo momento gli studi umanistici, a mio giudizio, diventano fondamentali se uniti per esempio alla scienza, penso per esempio al data analyst, perché alcune figure in questo momento di complessità, non a caso le lauree in filosofia stanno andando molto bene, necessitano di una chiave di interpretazione molto forte della contemporaneità. E quindi probabilmente avere le leve degli studi classici, ovviamente adeguate a quello che impone il canone della società contemporanea, diventa uno strumento molto interessante. Basti pensare che l'Italia è uscita dal Medioevo attivando un rapporto privilegiato tra l'umanesimo e il tecnè. Leonardo fondamentalmente era una persona che aveva grandi cognizioni umanistiche, ma nello stesso tempo aveva il razionalismo del matematico. E da questo punto di vista credo che questo tipo di competenza, quindi investire sulla capacità di leggere, perché adesso le aziende investono su chi capisce immediatamente un problema, e per capire un problema non solo devi conoscerlo, ma devi avere una capacità di lettura e di visione molto più veloce rispetto a 10-20 anni fa, e quindi inevitabilmente lo studio e l'approfondimento di questi temi diventa fondamentale. Ottimo, grazie mille. Dottoressa Giuliani, lei fa parte, abbiamo detto in apertura, lei è consigliera della sezione servizi innovativi di Confindustria Chieti Pescara. Quanto abbiamo ascoltato, trasferito nel vostro ambito, come sta prendendo forma, quali sono i progetti di valore che state portando avanti? Grazie Jenny. Allora, sono lieta di dire che in un momento così di crisi ci sono poche certezze. Una delle certezze è che Confindustria continua nella sua funzione, diciamo, di promuovere l'associazionismo e il networking, che sono comunque delle occasioni di confronto e anche di conforto, mi perdoni, tra persone che fanno impresa, che si confrontano e cercano appunto di trovare delle soluzioni comuni. Quindi su questa cosa la Confindustria Chieti Pescara è molto attiva, con webinar, sportelli, incontri, e quindi è una certezza che c'è lì a servizio dell'imprenditore. Devo dire che la sezione servizi innovativi, che io veramente indegnamente rappresento oggi, perché sono delle persone straordinarie che la portano avanti da anni, è molto attiva con progetti di valore che danno valore aggiunto al territorio. Innanzitutto la storica Start Impresa, che è praticamente un crash course per imprenditori in erba, non necessariamente giovanissimi, che vengono accompagnati in un percorso che gli aiuta a
esplorare tutti gli ambiti spinosi di chi desidera aprire un'azienda. Nella slide vedete anche la vincitrice dell'ultimissima edizione. E poi altre due certezze sono il premio Innovazioni, che è arrivato, insomma, anche qui siamo penso alla 7ª o 8ª edizione. Ecco, questa lo faremo il 12 e il 13 novembre 2021. E il premio Innovazioni era partito, diciamo, come un ambito regionale, adesso è a tutti gli effetti un premio di caratura nazionale. E abbiamo avuto degli ospiti interessanti come Rana, come Lavazza. È un premio nel quale si premiano le best practices, quindi è importante sempre ascoltare da chi sa più di noi e essere ispirati appunto nelle grandi aziende. Non è uno spin-off, però diciamo in tono minore, ma diciamo presente nel mio cuore, c'è l'Innovation Hackathon, che è un premio dedicato agli universitari. È una maratona, un contest di problem solving, nato coinvolgendo gli studenti universitari dell'Abruzzo, ma adesso coinvolge anche università, anche la LUIS e anche altre università delle regioni confinanti. E questi ragazzi si sfidano a risolvere i problemi portati dalle aziende locali. A questo proposito faccio un appello alle aziende del territorio: se avete un problema, un case da risolvere, portatelo all'Innovation Hackathon, proponetelo, perché questi ragazzi trovano delle soluzioni molto fresche, dettate da un percorso universitario molto particolare, dal confronto nel gruppo e anche diciamo probabilmente anche dalla giovane età, che dà una prospettiva molto diversa. E in particolare la BG School nell'Innovation Hackathon si occupa di aiutare i ragazzi a presentare la loro soluzione in inglese. Cerchiamo di spiegare loro che una buona idea, se non è comunicata in una maniera efficace, rimane lettera morta. E quindi a maggior ragione, se si trova una soluzione efficace, si riesce non solo a comunicarla nella lingua madre, quindi con un audience di 60 milioni di spettatori, di utenti, di ascoltatori, ma diciamo in una seconda lingua come l'inglese, l'audience ovviamente si moltiplica, diventa nell'ordine di miliardi, e quindi la comunicazione diventa particolarmente efficace, e ci preme che i ragazzi comprendano questo messaggio e arricchiscano ulteriormente il territorio. Grazie mille, dopo quello che ci ha raccontato non penso proprio che la sezione servizi innovativi sia indegnamente rappresentata da lei, anzi tutt'altro. Race, siamo in conclusione, quindi ci regali qualche spunto, qualcosa di particolarmente significativo tratto dai suoi libri, prego. Allora, devo dire, Stefano è stato più bravo di me nel raccontare la forza di Napoleone. No, secondo me il grande messaggio che traggo, si trae da questa chiacchierata di oggi e che un po' emerge in questi libri, è quella di, lo diceva anche Cianciotta, di rappensare in maniera strategica. Il PNRR è una grande opportunità in questo momento. Non tanto per i soldi che sono collegati, quanto perché per la prima volta in questo paese abbiamo la possibilità di imporci di pensare a 20 anni, e io credo che ci vuole un approccio un po' napoleonico da questo punto di vista, cioè grande visione e grande apertura internazionale. Tenete conto che Napoleone più di 200 anni fa si poneva il tema che un'Europa fatta di satelliti non andava da nessuna parte, e perché ci voleva un qualcosa. Lui chiaramente aveva una visione con la Francia al centro, però ci voleva una forza importante a livello europeo per poter competere con Russia e Stati Uniti. Adesso la Presidente ha anche ribadito l'importanza chiaramente delle conoscenze linguistiche, ma anche multiculturali. Io credo che sia il grande messaggio oggi per tutti è quello di ripensare noi stessi, ripensare il paese, puntare sulla formazione, Napoleone sulla formazione e sul merito è realmente un modello. D'altronde con Napoleone nascono le efficienze, nasce tutto quello che è la Legion d'Onore e quello che rappresenta, che è proprio il premiare il merito. Noi dobbiamo in questo paese rimettere il merito al centro, quel merito grazie al quale Napoleone ha fatto tutto quello che ha fatto. Napoleone è uno che se l'è conquistato, e adesso dobbiamo essere bravi come ognuno di noi, come paese, a conquistarci una posizione nel mondo.
Grazie mille. Con questo bel contributo siamo giunti alla fine della nostra puntata. Ringrazio ovviamente i telespettatori per averci seguito, gli ospiti che ci hanno aiutato nel discorrere di questi argomenti, Roberto Race in collegamento, Stefano Cianciotta in studio e Paola Giuliani. Ringrazio ovviamente la regia di Andrea Di Fabio e vi do appuntamento la prossima settimana, lunedì alle 21:30.